Ben ritrovati amici di Rete 8 Weekend, torna l'appuntamento con noi e quella di oggi è davvero una puntata molto golosa. I never came to the beach, I stood by the ocean. Siamo a Guardia Grele, dove il panificio Pasticceria Dorante da ben 40 anni produce pane e pasticceria di altissima qualità. Prodotti della tradizione abruzzese, ma anche tanta innovazione nel panificio Pasticceria Dorante, che produce novità all'avanguardia sia per il pane che per la pasticceria fresca e secca, e anche torte per cerimonie di tutti i tipi. Cornetti al carbone, pane alla canapa sativa, produzione del gelato e dulcis in fundo, produzione propria di cioccolato. Una storia di famiglia che si fonde perfettamente con l'amore per il proprio lavoro. Con noi Camillo Adorante, che è il titolare della panificio pasticceria Adorante, che ha 40 anni di storia. Sì, 40 anni di storia, ormai dal 1975 ho iniziato, ero 18 anni avevo, e ho iniziato con il pane, pizza, poi man mano che è andata avanti ci siamo evoluti, abbiamo fatto un po' di pasticceria, abbiamo cresciuti pian piano e abbiamo fatto pasticceria fresca, poi siamo andati ancora avanti, abbiamo fatto cioccolato, adesso facciamo anche gelateria, quindi siamo completi un po' tutto per quanto riguarda la gamma di mangiare, dal pane al gelato. Una storia di famiglia, perché è un'azienda, possiamo definirla così, a totale conduzione familiare. Sì, adesso è totale conduzione familiare, cioè i miei figli che lavorano insieme a me, sia la femmina che l'uomo, una addetta alla vendita e una addetta alla produzione, e mia moglie, che ci collaboriamo da oltre 30 anni. Tanti prodotti tradizionali, ma anche tanti prodotti innovativi, ce li vuole raccontare? Sì, siamo andati un po' avanti con il tempo, che abbiamo iniziato con dal pane, come dicevo prima, poi siamo andati avanti e adesso siamo arrivati al cioccolato, che il cioccolato è una cosa che ci appassiona, anche perché è una natura viva come il pane, va lavorato come il pane, va tenuto in considerazione le temperature, va tenuto in considerazione tante cose, non è uno strumento, un giocattolo, un qualche cosa di materiale che ha una linea fissa. Ogni giorno hai una produzione diversa, un lavoro diverso, perché il cioccolato è una natura viva che sente il tempo, se fa caldo, se fa freddo, se tira vento, ti devi adeguare alle sue esigenze. E quindi è una cosa che ti appassiona, perché non hai mai una cosa costante, quindi devi stare dietro ogni giorno e seguirlo come va lavorato. E qui pian piano abbiamo cominciato, cioè, dalla copertura all'inizio con i surrogati, perché si usavano i surrogati, poi siamo andati sui cioccolati puri e adesso facciamo un discreto lavoro dai cioccolatini, cioccolato stampato, cioccolato lavorato, coperture. Ecco, tutto avrei immaginato tranne questa affinità tra il pane e il cioccolato. Sono due prodotti completamente diversi, ma che invece forse hanno un'affinità lavorativa. Sì, hanno un'affinità lavorativa uguale, sia per il pane che per il cioccolato, perché il pane è la stessa cosa, il pane va tenuto in considerazione le temperature, tante cose, perché è una natura viva, e il cioccolato è la stessissima cosa, è uguale come impegno, come lavoro, ci vuole tanto per starci dietro. Ecco, ci vuole raccontare un po' tutte le fasi di produzione del cioccolato, perché voi lo producete ed è un'operazione che richiede tanta attenzione. Ecco, partiamo dall'inizio, come si fa? La differenza che passa tra un surrogato e un cioccolato puro è poco. È l'unica cosa che il surrogato è composto da cacao, zucchero e grassi vegetali. Il cioccolato puro è composto da cacao, zucchero e burro di cacao. Il burro di cacao è un olio estratto dalla fava di cacao. Quando si scioglie, quando si rompe la fava di cacao, si comprime e viene fuori questo burro di cacao. La bontà del cioccolato varia a seconda della percentuale non di cacao che c'è dentro, ma di burro di cacao, perché quella è la parte migliore del cacao. Più è alta la parte di burro di cacao, migliore il cioccolato.
e con questo puoi fare la lavorazione secondo le cose. Se, cioè, se è più alto di burro di cacao è più fluido, se è meno basso la quantità di burro di cacao è un cioccolato più denso. Però per lavorare il cioccolato puro è bisogno di essere temperato. Temperaggio significa tipo l'idea del ferro. Quando si tempera il ferro, si riscalda, poi si immerge nell'acqua, si raffredda di colpo. Il cioccolato più o meno fa la stessa funzione, si porta a temperatura sui 50 gradi, 47, 48 gradi, si fonde. Una volta fosse, si abbassa la temperatura, si porta sui 20, 26, 27 gradi e poi si riporta a una temperatura di 30 gradi, intorno ai 30 gradi, fondente 31, 32, bianco 28, 29, il latte da sui 30 gradi, però queste più o meno sono le temperature. Però le temperature variano sempre a seconda della temperatura esterna, perché se oggi abbiamo una temperatura esterna tranquilla, che non c'è vento, possiamo lavorare magari a 30 gradi. Se domani abbiamo una temperatura esterna che è diversa, dobbiamo lavorare a 29, 31. Quindi è una cosa che ogni giorno va visto con esperienza. Quindi ogni giorno una nuova sfida. Ogni giorno una sfida nuova. Parliamo invece dei prodotti che realizzate con il cioccolato. Cioccolatini, ma anche sculture di cioccolato. E noi con i cioccolati, bene o male, facciamo un po' di tutto. Cioè, uno viene e ci chiede qualsiasi cosa, cerchiamo di realizzarlo col cioccolato. Dal cioccolatino ripieno, che è il classico che si fanno, ogni forma ha il suo gusto. Cioè, al caffè abbiamo 30 gusti, 32 gusti, quindi ce ne stanno di tutto per tutte le maniere. Facciamo lo stampato come ferri vecchi, tutta sta roba, attrezzature, robe varie, coperture, panettoni ricoperti, rose di cioccolato, un po' di tutto per quanto riguarda il cioccolato. Guido Dorante è l'erede di questa splendida azienda e ha deciso di seguire il papà in questa splendida avventura, Greles dei Chocolate, che si terrà a Guardia Grele. Ce lo vuoi raccontare? Beh, abbiamo pensato di organizzare due giorni di festa basata quasi prettamente sul cioccolato e poi, visto che comunque sia ci avviciniamo a Natale, inseriremo comunque panettoni e tutto quello che è, diciamo, prettamente natalizio, quindi torroni e tutte queste cose qua. Faremo una presentazione di tutta quella che sarà la nostra gamma e la linea di sculture, cioccolatini preparati anche per fare la cioccolata calda fatta in casa, non quella, diciamo, industriale, quindi fatta con il cioccolato puro. Alcuni tipi fatti direttamente con il cioccolato, altri partenza con il cacao. Ci saranno anche presenti le aziende che ci forniscono il cioccolato e quindi, se qualcuno vuole una delucidazione più approfondita sul prodotto che noi utilizziamo, queste persone, i rappresentanti in questo caso, daranno tutte le informazioni possibili e immaginabili sul prodotto. Quindi ci sarà la possibilità di vedere proprio come si produce il cioccolato e anche di acquisire informazioni a riguardo. Ecco, ci vuoi ricordare quando saranno queste giornate precisamente? L'11 e il 12 novembre, dalle 8 la mattina fino alla sera alle 8, diciamo, quello è l'orario che abbiamo stabilito. Sì, ci sarà comunque una produzione in diretta anche dei cioccolatini, sculture, cioccolata calda per chi vuole assaggiare una cioccolata calda detta proprio come si fa. Il clima c'è, quindi invitiamo tutti i telespettatori di Rete 8 a partecipare per degustare questo cioccolato veramente fantastico. Grazie. Il panificio Pasticceria Dorante vi aspetta a Guardia Grele in via Marruccina 132.